Ciao a tutti! Oggi sono qua per annunciare ufficialmente l'inizio di una nuova read-along. Come avete infatti letto dal titolo, partirà una nuova indagine con protagoniste Daisy e Hazel, due ragazze che abbiamo imparato a conoscere pian piano nei libri di Robin Stevens. Questa volta il titolo che leggeremo è Mistletoe and Murder di Robin Stevens, per l'appunto. Si tratta del quinto romanzo nella serie Miss Detective di questa autrice. In inglese, appunto, questo titolo è edito dalla Puffin, mentre in Italia i libri li trovate da Mondadori e il titolo, se non sbaglio, Un mistero coi fiocchi. Comunque troverete tutti i link del caso qua sotto in descrizione. Così come i precedenti video e live discussione dei precedenti capitoli. Trattandosi di una serie crime, ogni libro può essere considerato autoconclusivo perché in ogni libro inizia e finisce un caso differente. Le protagoniste però sono sempre le stesse, anche gli ambienti tendono un po' a ripetersi, anche i personaggi secondari, quindi c'è un filo conduttore fra tutti i libri, oltre che in piccoli casi, qualche riferimento ai precedenti romanzi. Quindi, se non avete mai letto un libro di questa serie, potete benissimo cominciare da questo, ma vi consiglio di iniziare dal primo in modo da poter apprezzare il percorso di crescita e formazione delle protagoniste, che sono due giovanissime detective, o almeno vorrebbero esserlo, giocano un po' a fare le investigatrici del caso e hanno una società investigativa appunto segreta, solo loro. In questa nuova indagine ci troveremo in un ambiente completamente diverso e con degli aiutanti. Io non vedo l'ora di leggere insieme a voi questo nuovo romanzo, a parte che ha la copertina più bella di sempre, non so se riuscite ad apprezzare questo rosso Natale super metallizzato, mentre i precedenti sono matte come il retro di questo libro. Io già solo per questo sono super gasata. Se vi piacciono i romanzi di questo genere, vi consiglio di seguire la nostra piccola avventura. A questa read-along, infatti, come alle precedenti, parteciperanno il filo di Arianna, Joriz e Book Lovers Army, che trovate linkate qua sotto in descrizione, cioè trovate i loro canali in descrizione. Leggeremo tutte insieme questo libro dal 24 di dicembre al 30 di dicembre, giorno conclusivo e giorno in cui ci sarà una live su uno dei nostri canali. Ancora dobbiamo ben decidere dove, come, quando, insomma. Però vi aggiorneremo sicuramente sui nostri profili Instagram. E come nei precedenti casi, ci sarà l'opportunità per uno dei partecipanti alla read-along di vincere il seguito di questo romanzo e quindi proseguire insieme a noi la lettura di questa serie. Come partecipare a questo giveaway? Semplicissimo, innanzitutto essere iscritti ai nostri canali YouTube, che vi ricordo trovate linkati in descrizione, seguirci sui nostri profili Instagram, anche quelli troverete linkati in descrizione, e infine essere attivi sul gruppo Goodreads. Anche di questo gruppo trovate il link, indovinate dove? In descrizione. La cosa bella secondo me del gruppo è il poter commentare insieme questo romanzo evitando gli spoiler, perché infatti nel gruppo troverete una sezione dedicata ad ogni capitolo, diciamo, ad ogni parte di questo romanzo. Ogni libro della Stevens è diviso in 6-7 parti e al termine di ogni parte è bello andare a commentare sul gruppo Goodreads per sapere anche le opinioni degli altri, per commentare insieme quello che è successo, non è successo, dar voce ai nostri primi sospetti e poi alla fine appunto confrontarci su com'è andata la situazione. Se avete dei nickname differenti su YouTube e Instagram, mi raccomando, fatecelo sapere. E nella settimana del giveaway, quindi dal 24 al 30, tenete le vostre iscrizioni di YouTube pubbliche in modo che possiamo controllare facilmente se siete effettivamente iscritti o meno ai nostri canali. Credo di avervi detto tutto. Se avete ulteriori domande o curiosità, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io spero che parteciperete in tanti anche quest'anno, perché la read-along si svolgerà proprio sotto Natale e, come potete facilmente intuire anche dalla copertina e titolo di questo libro, anche la storia è ambientata nel periodo natalizio, quindi sono veramente super gasata e penso che sia bellissimo poter leggere insieme un romanzo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!